Ringraziamo il professor Coppola. Chiudiamo questa prima parte con l'intervento del professor Maglioni, che ci parlerà di dolore, infiammazione e immunità. Non solo il sistema nervoso può funzionare da solo, può essere il nostro target, il nostro bersaglio terapeutico, inteso come rete neurale, come BDNF, facciamo aumentare il BDNF, miglioriamo tutto, no, purtroppo questo nell'uomo non funziona sempre. Quindi un 20-30% di persone è responsivo al farmaco. Mi dicevano prima che con l'ozono abbiamo un 90% di risposta, beh, mi sembra straordinario, se così fosse, non lo so. Bisognerebbe appunto verificarlo con uno studio serio, multicentrico, randomizzato, ma uno studio fatto come si dice. Quindi questo va fatto, perché noi non possiamo oggi permetterci il lusso di non avere molecole nuove se appunto c'è la possibilità di poter trovare una o tre o due o tre queste sostanze endogenamente prodotte e che sono appunto dei neurotrasmettitori, sono dei neuromediatori. Cioè in effetti noi non stiamo facendo niente di nuovo dando lo zono, se non sollecitare una risposta che già esiste in noi stessi. D'altronde avete visto prima il professore D'Amico che parlava del 4-idrossinominale, che è uno dei tanti prodotti che vengono fuori dalla applicazione artificiale, no? D'altronde, vedete, noi anche la morfina, non facciamo altro, facciamo la morfina per ridurre il dolore, ma va a operare su un sistema che già funziona, un sistema endogeno antinascettivo che esiste. La cosiddetta natura, o Dio che ci crede, insomma, ci ha fornito già un sistema endogeno antidolorifico. Quando c'è uno scombussolamento, il sistema immunitario, il sistema antinoscettivo endogeno, il sistema nervoso, endocrino, eccetera, che noi appunto stiamo a verificare una serie di cose. Insomma, questo per dirvi come il dolore compare soltanto in chi ha sviluppato il sistema immunitario. Quindi c'è bisogno del sistema immunitario, altrimenti il dolore non si sviluppa. Allora, quali sono le cellule immunitarie e il sistema nervoso che operano una funzione importante nella modulazione del dolore? Sono le cellule microgliali, per esempio, ma sono tantissime altre, anche i macrofagi stessi, no? La microglia stessa è un macrofago residente nel sistema nervoso e che quindi è intrappolata dall'image. Cioè, voi vedete per esempio l'origine, da dove viene fuori la cellula microgliale, viene fuori da queste cellule primordiali, primitive, queste stem cells, cellule appunto staminali, quindi il linaggio, il progenitore, la stessa cellula mieloide, da cui poi vengono fuori le cellule che presentano l'antigene, i macrofagi stessi e le altre cellule bianche. Insomma, questo è un macrofago vero e proprio che è presente nel sistema nervoso e ha una sua funzione di regolare l'attività. Qua c'erano dei video che però purtroppo su questo computer non si sono messi in funzione, ma immaginate che queste cellule sono molto mobili, cioè si muovono in realtà e vanno a creare delle estroflessioni, delle ramificazioni, una specie di dendron, no? Di albero, che va fuori qui va a pattugliare tutto intorno il tessuto. Qui non si vede, qua questi qua si sarebbero mosse, questi sono due capillari, e fa vedere come queste si muovono continuamente e in realtà vanno quindi a controllare l'attività delle sinapsi, eccetera, eccetera. Allora, i vari fenotipi microgliali, cioè phaneron, no? In greco si dice phane, manifestarsi, molto presentarsi, hanno un visto morfologico, strutturale, coincide poi anche con dei comportamenti che queste cellule hanno, se sono protettive o aggressive. Cioè, in altre parole, noi dobbiamo sapere che il sistema immunitario va incontro, scusate che sono andato indietro, avanti, non so, come. Ecco, cioè questa cellula microgliale, non so se sto facendo un po' di confusione, sto andando molto velocemente per recuperare un po' di tempo, anche perché non mi voglio stancare troppo e andare troppo in queste cose tecniche, ma dobbiamo immaginare che queste cellule gliali possono essere presenti in uno stato antinfiammatorio e proinfiammatorio. Ad altronde anche i linfociti. Voi sapete che i linfociti sono linfociti protettivi, regolatori, e di una TH1 per esempio effettoriale, effettori. Cioè, quindi abbiamo TH2 e TH1, così anche la microglia può essere M1 e M2, se è aggressivo o protettivo. Insomma, a seconda delle circostanze queste cellule si regolano e possono appunto determinare delle funzioni o dei destini diversi a seconda del loro stato fenotipico, del loro fenotipo. E quindi, per esempio, la microglia, se presenta alcuni antigeni in superficie, diventa una microglia antinfiammatoria. Diversamente, se altri fenotipi di questo tipo mostrano questo tipo di espressione superficiale di diversi altri recettori, allora abbiamo un fenotipo microgliale che si muove in senso pro-danno, pro-infiammazione o fagocitico, possiamo anche dire. Quindi, a questo punto, perché non dare il premio Nobel a questi due personaggi che stanno per la medicina e la biologia e le scienze, insomma, la fisiologia e la medicina? Perché essi sono stati tra i primi 15-20 anni fa a dire, guardate, il sistema immunitario
è fondamentale nello sviluppo di tutte le patologie, anche in oncologia, ovviamente, lo sappiamo tutti oggi. E quindi il riconoscimento a queste persone dopo 15-20 anni, dai primi studi che si facevano per dimostrare come un imbalancement, un sbilanciamento tra cellule aggressive, sistema immunitario aggressivo, sistema immunitario protettivo, uno sbilanciamento tra questi può garantire alla cellula neoplastica appunto di proliferare, di crescere, svilupparsi e metastatizzare. Quindi noi dovremmo allora cercare di capire quali sono le condizioni per cui noi abbiamo a un certo punto una possibilità di avere un fenotipo o TH2 o TH1, cioè stiamo parlando di sistema immunitario, che può garantirci appunto un certo tipo di destino ai nostri organi, ai nostri tessuti, all'infiammazione stessa, alla neuroimmunoinfiammazione, eccetera. Per esempio, se pensiamo alla gravidanza, noi sappiamo che le donne durante il periodo di gravidanza hanno un alto potere di antinfiammazione. Per esempio, che ha potuto attenuare neuropathic pain dopo una lesione periferica neurale, nervo periferico. E quindi quando questo si verifica? Quando ovviamente abbiamo anche un incremento dei livelli di questa posizione, sta cosa così okay. Quando abbiamo coincide appunto con un incremento di 17 beta estradiolo, insomma non è strano immaginare che i cortisonici o gli steroidi abbiano un'azione antinfiammatoria, perché vanno in qualche modo a rimodulare, a risettare il sistema immunitario. Non è che sono degli immunosoppressori, è una oversimplification, è una super semplificazione di dire, sai, i cortisonici sono immunosoppressori. No, sono immunomodulatori, immunoregolatori, che vanno a creare un nuovo equilibrio, un nuovo bilanciamento tra quelli che sono i vari citotipi, i vari fenotipi cellulari, linfocitari, non linfocitari, tipo T, tipo B, eccetera, verso un equilibrio nuovo che garantisce un certo tipo di omeostasi. Allora, in questo caso noi possiamo anche, scusate un attimo, introdurci in questo modo, proprio per tirarla in breve, sull'ozono, perché l'ozono non può funziona in maniera diversa. Cioè, la domanda è se appunto l'ozono come painkiller, come antidolorifico, oltre alle varie cose che avete visto prima, può essere in grado di modulare una serie di questi parametri appunto dell'immunità. E in questo paper vecchio, ormai fatto tanti anni fa, e dovremmo riprendere queste cose, perché poi da un pezzo ci siamo persi di vista, insomma, con il professor Luongo, ma in realtà in questo studio noi mettevamo in evidenza alcune cose, come per esempio, la relazione antidolorifica, questa la conosciamo, la sappiamo, andiamo direttamente a quello che noi vedevamo sulle caspasi, cioè queste proteasi che sono alla fine responsabili delle morti cellulari o vanno in qualche modo a potenziare alcuni citotipi e non altri, e quindi sbilanciano in qualche modo o regolarizzano in questo caso appunto l'azione delle cellule protettive. Voi vedete che la caspasi 8 in questo caso veniva a essere rinormalizzata in presenza, veniva aggiustata in presenza di ozono. Vedete un attimo solo, qua purtroppo qua bisogna fare avanti e indietro questo coso che lo sta, sì, ecco. Vedete che durante il dolore neuropatico, lo sperm injury, in questo caso qui, noi avevamo un aumento di questa attività e viene abbassata al di sotto dei livelli normali, quindi c'è una forte azione protettiva in presenza di danno neurale e di ozono. L'ossigeno non ci faceva praticamente niente, quindi non, di per sé non aveva questo effetto, quindi come controllo abbiamo usato l'ossigeno. La stessa cosa succedeva con la caspasi 1. E la caspasi 1, sapete, forse non lo sapete, non ve lo ricordate, è un enzima che è in grado di far aumentare la interleuchina 1 beta, che è un fattore di promiscezione, di allodinia. Ovviamente voi vedete già dalla grafica come in realtà l'ozono era in grado di ridurre, di ripristinare le condizioni iniziali. Quindi questo succedeva, si verificava, si osservava, si verificava, si confermava anche dal punto di vista morfologico sulle cellule gliali, poi non si vede granché bene proprio la forte illuminazione che abbiamo in questa sala, ma in ogni modo quello che si verifica è sicuramente un'azione antinfiammatoria e antiprotettiva. Allora la domanda è, da un punto di vista farmacologico, ma questo ozono ce l'ha un recettore suo? Cioè, oppure è un orfano? C'è un farmaco orfano, si o è un recettore orfano, cioè è un farmaco orfano, cioè come, con chi parla questo qua, questo ozono? L'ozono in effetti funziona trasformandosi in diverse cose o formando diverse cose. Questo è un aldeide dell'acido butirico, beta idrossibutirato diventa aldeide del butirato, l'acido butirico. E questa sostanza qui in effetti è molto simile alle aldeidi come la 4-idrossinanonale di cui ho parlato prima, il professor D'Amico, anche quello è un aldeide.
Allora noi dobbiamo capire, ma noi abbiamo prima per esempio l'olio canforato, aldeide cinnamaldeide, no? Della cinnamon, aldeide benzoica, tutta sta roba vecchia, la canfora, tutte queste cose vecchie. Noi passavo già una volta, many years ago, molti anni fa, e si usano ancora. Insomma, sta come cacchio allora funzionava, era un aldeide appunto. E noi oggi sappiamo che per esempio molti di queste sostanze, per esempio l'allicina, no? Presente nell'aglio, l'allicina, questa roba qua della mente, il mentolo, no? Hanno dei loro recettori. La capsaicina, o cerasiel, no? Il pungente, il suo recettore è TRPV1 receptor, quindi recettore transient receptor potential vanilloid 1 receptor, oppure quello che viene fuori altre robe. Insomma, tutti questi ingredienti della cannella, cioè, tutta sta roba qua ha dei propri recettori, e questi sono recettori presenti anche nel sistema nervoso centrale. E il TRPA1, che non so se c'è, si sta all'alice del salaglio, questo recettore qui è un recettore che viene attivato proprio da queste robe qua, dalle aldeide, e parla anche con il recettore vanilloide, TRPV1, vedete là, quindi TRPA1 attivato per esempio dall'olio di mostarda, acroleina, le cose che mi chiamano, i gas lacrimogeni, no? Tutte queste robe qui, che la cipolla, tagliata la cipolla, bruciano il legno, tutte queste lacrimano, tutte queste robe qui, che in superficie abbiamo questo recettore TRPA1, ma è presente anche in altri sistemi nervoso centrale, nel pain matrix, nella matrice del dolore, nelle prasse, no? Che regola appunto e integra il dolore, lo decodifica e rende cosciente a noi stessi appunto la presenza del danno, no? Del dolore. E quindi alla fine uno dei recettori, possiamo dire, dove questa roba funziona, questi prodotti, no, questi aldeidi, prodotti attivati che vengono fuori dall'ozono, sono proprio questi recettori qui. Allora se noi togliamo, che vi devo dire, applichiamo il recettore TRPA1 nelle cellule che non hanno niente, ce lo mettiamo come un pezzettino di gene, con un virus, con un vettore, mettiamo il recettore. Allora, applicando questo idrossina nonale, aspettate, cerchiamo la vestuosa, ma no, tutto il contrario, questo idrossina nonale qua, concentrazione, dose dipendente, vedete che dà un'attivazione, cioè aumenta il calcio intracellulare, quindi depolarizza, attiva la cellula. Quando c'è il recettore, ma se non c'è il recettore, non c'è una mazza, perché vedete, il recettore non c'è qui, è una cellula EC normale, senza il TRPA1 umano, trasfettato. Allora, che significa che c'è già sta sulle cellule, se no la roba non funziona. E questa roba qui, che appunto è il 4 idrossina nonale, è ottenuto proprio quando applichiamo lo zoo. Quindi alla fine questo può essere uno dei meccanismi con cui questa roba funziona. E quindi a questo punto il neurone, vedete, è attivato dallo zono 3. Se noi mettiamo un antagonista RR, cioè il rosso rutenio, che blocca i recettori TRPA1, in effetti non abbiamo più niente. Cioè applichiamo lo zono K, non c'è firing neuronale. Il neurone spara K quando c'è sta lo zono, ma se ci mette insieme allo zono anche l'antagonista del TRPA1, non succede più una mazza. Quindi loro vuol dire ancora una volta, noi confermiamo, tanto K in grafico, in istogrammi, confermiamo il ruolo importante di questo recettore. Allora, lo zono è un farmaco orfano? No. Ci sono diversi recettori su cui esso funziona, quindi funziona. C'è una base farmacologica, tutti si chiacchiera per dire questo. Come farmacologo, io mi pongo la questione, domando, corpo raga, funzionano su questo recettore? Boh, a una parte c'è stata pure azzeccata roba. E questo può essere uno dei meccanismi con cui questa roba funziona. Appunto, producendo però degli intermedi metabolici, che sono essi estremamente importanti. Poi si apre tutto un capitolo qui sui batteri intestinali, sul microbiota, di cui oggi tanto parliamo, e a sempre più parleremo, della M, del contenuto intestinale, capite, un po' di routine, perché quello è il futuro. È magnifico. Il futuro è là, perché là tutti questi batteri, senza questi non funziona il sistema nervoso, il dolore peggiore, tutto il resto adesso. E molto di questa roba qui è prodotta da questi microorganismi, questi saprofiti, chiamiamola così, che noi abbiamo, simbionti, chiamiamola così, no? E con questo vi ringrazio. Bene, dopo questa piccola pausa, Patrice, continuiamo e ci avviamo poi verso la conclusione con gli ultimi due interventi.
parliamo prima con il dottor Felice Spaccavento e poi con Margherita Longo che conclude, entrambi ovviamente medici volontari della Amorollus. Felice che ci parlerà dell'ozono e la cannabis in clinica, e Margherita che concluderà invece poi con l'ozono come terapia integrativa, diciamo, di supporto nelle cure oncologiche. Prego Felice. Allora, grazie di avermi invitato in questa bellissima location. Io sono affezionato a questi posti, prima perché da piccolo, cioè 20 anni fa, ci ho lavorato. Il mio primo posto di lavoro è stato il Tarantino, quindi sono molto legato a voi. E poi sono chiaramente ancora più affezionato perché ancora più piccolo, nell'epoca adolescenziale, queste zone sono state, diciamo, le zone dei miei primi campeggi, ovviamente le cui avventure per pudore di risparmio. Io sono un medico anestesista che si occupa di terapia antalgica e ho avuto la fortuna di iniziare un percorso della mia ASL sulla prescrizione dei cannabinoidi. Nella mia ASL c'è un elenco di medici prescrittori che si occupa di seguire i pazienti che hanno bisogno di l'utilizzo di cannabis per le varie, diciamo, patologie che la regione ha diramato per averle gratuitamente. Quindi è inutile che vi sto a parlare, sono veloce. Diciamo, la cannabis non è una scoperta, è dalla medicina cinese che si usa, e quindi praticamente noi non abbiamo scoperto nulla se non quello di iniziare a trattare e a studiare la cannabis come, diciamo, come effetti terapeutici. È chiaro che questo fitocomplesso è formato da una serie di composti che hanno azioni più o meno positive e negative nei confronti del nostro organismo. Una scoperta importante è stata fatta da questo medico, diciamo, israeliano, che ha iniziato a studiare i cannabinoidi, e come diceva il professor Maione prima, ogni sostanza ha bisogno di un recettore. Quindi questo medico ha cominciato a studiare quello che è praticamente il sistema endocannabinoide e ha scoperto che nel nostro organismo ci sono dei recettori. Ovviamente recettori più specifici come il CD1 e il CD2, ma ci sono altri recettori che possono legare i cannabinoidi. Quindi come c'è una sorta di analogia, quindi niente di sorprendente, come nel nostro sistema c'è un sistema opioide, cioè un sistema che praticamente lega i farmaci opioidi e le molecole, diciamo, degli opioidi, c'è anche un sistema cannabinoide, che non è presente solo nell'uomo, ma è presente anche negli animali. I sistemi, i recettori dei cannabinoidi sono dappertutto. I CB1 sono presenti prevalentemente a livello cerebrale, ma ci sono anche a livello praticamente del nostro organismo. Ed ecco perché l'attività, l'utilizzo dei cannabinoidi può essere giustificato nell'utilizzo di varie patologie. Sarò veloce, facendovi capire che praticamente i cannabinoidi, la cannabis, è una somma di una serie di sostanze che ci sono dentro. Sostanze cannabinoidi, cioè praticamente il cannabinoide, ma anche sostanze non cannabinoidi che vengono definiti terpeni, e non solo. Di cannabinoidi ce ne sono tanti, con varie funzioni. Scusatemi. Ok, ce ne sono tanti con varie praticamente attività sul dolore, attività anti nausea e vomito, attività anti miorilassante, una serie di attività che possono essere utili e ovviamente terapeutiche.
Un processo però importante per quello che riguarda la cannabis è il processo della decarbossilazione, cioè i cannabinoidi in gran parte le loro proprietà terapeutiche le esplicano quando vengono decarbossilati, e questo processo avviene aumentando la temperatura. Aumentando la temperatura si ottengono le varianti acide che sono utili a livello terapeutico. E quindi quali sono gli effetti? La broncodilatazione, l'effetto antiemetico, lo stimolo dell'appetito, l'effetto sul dolore, la riduzione e la miorisoluzione, aumento l'utilizzo nelle patologie cerebrali e nella malattia oncologica. Devi cambiare, invertire forse. No, non ho fatto, è bloccato. Vai, non sei bloccato, okay. Che c'erano. Ah, per stanno andando, sì, ok. Perfetto. Quindi tutte le funzioni che possono dare i cannabinoidi sono una serie di funzioni terapeutiche che possono essere sicuramente utili in particolari patologie. Insieme ai cannabinoidi, nella cannabis ci sono le sostanze che sono definite terpeni, che non sono soltanto nella cannabis, però nella cannabis ci sono queste sostanze che hanno poteri di aiutare le molecole cannabinoidi a esplicare gli effetti. Per esempio c'è il limolene che ha un'azione di alleviare i sintomi della depressione, il beta-carotillene che è un potente antinfiammatorio e vari altre sostanze che sono in studio proprio per valutarne gli effetti. Tutto questo, diciamo, sistema forma quello che viene definito l'effetto entourage, un sistema praticamente di condivisione sull'effetto terapeutico. I primi lavori che sono apparsi sulla cannabis sono quelli dei lavori sul dolore neuropatico, ma ce ne sono tantissimi in letteratura. Molti dicono che la letteratura della cannabis sui cannabinoidi è scarsa, in realtà ci sono quasi 30.000 lavori sulla cannabis, certo più o meno importanti, però che comunque incominciano a studiare sensibilmente gli effetti. Velocemente è chiaro che praticamente se i recettori sono a livello cerebrale è chiaro che il sistema nervoso è sicuramente un bersaglio dei cannabinoidi, ed ecco perché fondamentalmente la prima indicazione anche regionale e del ministero per l'utilizzo dei cannabinoidi è il dolore neuropatico, cioè qualsiasi dolore neuropatico non rispondente alle terapie, diciamo, convenzionali può essere trattato con i cannabinoidi. Ed ecco perché i primi studi sul dolore neuropatico vengono fatti praticamente sulla sclerosi multipla, dove praticamente le società europee di neurologia hanno definito con evidenza A, per efficacia del dolore centrale, il cannabinoide. Quindi lo dice le varie società europee, praticamente europee di neurologia. La cannabis è efficace nel dolore neuropatico. Ma scusatemi. Ecco perché molto spesso queste due molecole, cioè i cannabinoidi e anche praticamente l'ozono, possono sicuramente coesistere. Noi utilizziamo i primi studi sulla sclerosi multipla, molti pazienti alcuni anni fa facevano quella che l'ozonoterapia era l'autoemotrasfusione, attualmente si fa in situazione rettale, quindi insieme cannabis e ozonoterapia sicuramente potrebbero essere utilizzate nei malati di sclerosi multipla, perché hanno un'azione sinergica. La malattia artrosica, l'effetto dei CB2 della cannabis, che sono più incriminati nel dolore, può essere sicuramente di ausilio praticamente insieme all'ozono, che sicuramente è una molecola potentissima nei confronti del dolore. Noi lo usiamo praticamente, l'inizio dell'ozono è proprio questo, le discopatie, le infiltrazioni articolare, diciamo fondamentalmente il mio lavoro è l'80% quello di fare praticamente infiltrazioni per le ernie, dove praticamente c'è sia un dolore somatico ma anche un dolore neuropatico. Molto spesso si parla della classificazione del dolore, la classificazione del dolore è molto semplice, è di due tipi: un dolore somatico, un dolore neuropatico, un dolore misto. Questi sono i tipi di dolore, ce ne sono altri. È chiaro che l'ernia, per esempio, è l'espressione di un dolore misto, perché c'è sia la componente somatica
che è una componente neuropatica. E chiaramente non è indicazione, diciamo ovviamente, dell'ernia l'uso dei cannabinoidi, ma sicuramente l'ozono con i cannabinoidi potrebbe sicuramente essere utilizzato nei pazienti con dolore misto. Fondamentalmente anche questo può essere utilizzato come un altro campo di utilizzo di entrambi, sia l'ozono che la cannabis, e cioè la medicina palliativa. Noi con la fondazione chiaramente vediamo molti pazienti oncologici, e nei pazienti oncologici l'utilizzo dell'ozono per via sistemica, e per via sistemica chiaramente io intendo fondamentalmente la via rettale, anche se può essere utilizzata la via sanguigna, cioè l'autoimmunoterapia, l'associazione tra ozono e chiaramente cannabis è un target da raggiungere nei pazienti praticamente della medicina praticamente palliativa o oncologica, perché non è detto che tutti i pazienti che fanno palliazione sono pazienti che vanno a morire, siamo chiari. I pazienti che fanno palliazione sono praticamente pazienti che, oltre ad avere praticamente la neoplasia, hanno dei sintomi che possono essere trattati con medicine diverse dal chemioterapico. E quindi la nausea e vomito nei confronti dell'utilizzo della cannabis, ma anche il miglioramento dello stimolo dell'appetito, l'aumento praticamente del tono, dell'umore e soprattutto il miglior carico energetico. Questi due praticamente, diciamo, queste diciamo due molecole possono sicuramente, nella nostra esperienza e quindi la loro associazione, incrementare queste praticamente queste diciamo variabili, cioè la anoressia e la cachessia. Un'altra patologia importante dove l'associazione sicuramente può essere utilizzata è la fibromialgia, che è una delle malattie del secolo. La fibromialgia è una malattia estremamente, una malattia internistica, dove praticamente ci sono una serie di sintomi che voi conoscete benissimo, e praticamente è stato sicuramente dimostrato che l'utilizzo praticamente dei cannabinoidi, anche perché farmaci per la fibromialgia ce ne sono, possono ridurre praticamente il dolore, possono aumentare il tono dell'umore e quindi migliorare sicuramente l'aspetto clinico del paziente. L'associazione con la fibromialgia e per via infiltrativa, attraverso l'infiltrazione dei trigger point, ma anche per via sistemica, può essere un buon connubio su una patologia in cui praticamente non esiste ancora una terapia validata. L'altro interrogatorio in letteratura c'è praticamente, ci sono lavori di come praticamente i cannabinoidi, intervenendo sul dolore e sull'infiammazione, sempre legandosi ai recettori di cui abbiamo parlato prima, possono sicuramente interferire sul dolore e sulla evoluzione della malattia. Anche noi abbiamo nella nostra fondazione i pazienti con agenti reumatoidi che fanno ozono. Quindi anche in questo caso l'associazione può essere sicuramente utile. Su questo io sarò breve, perché poi Margherita vi parlerà dell'ozono, ma vi posso dire che sicuramente ci sono studi attualmente in fase sperimentale che stanno valutando gli effetti in fase sperimentale chiaramente anti tumorali della cannabis. Chiaramente si parla di studi ancora in vitro, quindi non è che la cannabis risolve le neoplasie, però ci sono praticamente degli studi che ci fanno vedere, lo dico in breve, che praticamente l'utilizzo di l'intervento dei cannabinoidi può essere utile in alcune neoplasie per favorire o inibire alcuni processi. In questo caso, per esempio, uno studio fatto su un tumore cerebrale, in cui praticamente su cellule di tumore cerebrale l'utilizzo praticamente dei cannabinoidi può determinare la riduzione della diciamo della proliferazione cellulare tumorale e riduzione dell'invasione. Con alcuni altri ceppi tumorali si è visto che praticamente l'effetto dei cannabinoidi è quello di aumentare l'apoptosi delle cellule tumorali, cioè la loro morte programmata. Questa è un'altra cosa, l'invasione e la proliferazione. Ovviamente ci sono dei lavori attualmente anche sull'ozono e praticamente l'ozono sugli effetti delle neoplasie. Di questo parlerà Margherita, quindi io chiaramente andrò molto più veloce.
altri 2 minuti, solo per dirvi che le varianti d'Italia dei carabinieri sono parecchie. Abbiamo praticamente, diciamo, la Bedocan, che praticamente è stato il primo importatore, poi abbiamo la nostra variante italiana che è il Pedemio, e ora c'è una variante canadese che è il Pedanios. Ci sono varie percentuali in base all'utilizzo che si voglia fare dei canabinoidi. Ovviamente il medico prescrittore che ha studiato sa bene quello che deve i canabinoidi giusti per utilizzare le patologie. Una cosa veloce, molti mi chiedono: ma come si prende la cannabis? Cioè, il paziente come la prende? Perché molto spesso dice: ci fumiamo la cannabis. Non è così. La cannabis può essere data per via orale attraverso compresse, olio, che è quello che preferisco, o tisane o decotti, oppure per via, per via inalatoria, attraverso la vaporizzazione, che non significa fumarsela. La vaporizzazione si fa con un vaporizzatore che raggiunge il massimo temperature di 200-220 gradi. Questo perché la combustione porta a distruggere le componenti terapeutiche della cannabis, cioè la combustione porta a 800 gradi, 800 gradi distrugge tutto. La vaporizzazione permette di raggiungere temperature più basse e quindi di far avere effetto durante praticamente la terapia, quindi effetti terapeutici. È chiaro, questo è un grafico dove si vede che questo è l'effetto dell'effetto della vaporizzazione, cioè l'effetto nel nostro, diciamo, i livelli del nostro, diciamo, sangue, del THC. Questo succede quando si va a fumarla, cioè guardate praticamente l'effetto, diciamo, della cannabis fumata è di gran lunga superiore. Questo è l'effetto della tisana, cioè ecco perché le tisane in terapia, voglio dire come terapia, non si usano, perché non hanno quasi nessun effetto. Velocemente, l'ultima cosa è che quando si fuma, si vaporizza, la cannabis ha un effetto immediato e quindi chiaramente va utilizzato per gestire sintomi immediati, sintomi, diciamo, per una terapia, come dire, una terapia rescue, una terapia al momento. Il paziente ha un dolore importante, uno spasmo importante. Questo è invece l'effetto della terapia per via orale, cioè la copertura migliore nelle ore. Ed ecco perché molto spesso terapia orale, terapia diciamo inalatoria vanno imbricate. Cioè, la cannabis ha effetti collaterali? Sì, ha effetti collaterali, perché è una sostanza che può avere effetti collaterali. Questi sono gli effetti collaterali, siccome diciamo tutti diciamo, i farmaci sono però effetti collaterali estremamente banali e molto semplici, cioè non ci sono effetti che portano a morte il paziente. Non ho mai visto nella mia storia, né letteratura, né scritto un paziente che è morto di intossicazione di cannabinoidi. Chiaramente questi due farmaci, queste due molecole, cioè i cannabinoidi e l'ozono, possono essere utilizzati insieme? Sì, proprio per la loro estrema duttilità, cioè non hanno grandi effetti collaterali, sono molecole naturali e quindi chiaramente possono combinarsi e avere effetti terapeutici. Nella nostra fondazione, chiaramente, abbiamo cercato proprio questo di affrontare in un modo praticamente di stringerci in tutta Italia e praticamente di cercare di dare una mano a pazienti in cui praticamente le risposte si riducono alla solo praticamente chemioterapia, che sicuramente è utile, ma molto spesso ha bisogno di un supporto. Ecco, noi stiamo cercando di proporre il supporto in una maniera anche più, diciamo, meno, diciamo, stiamo percorrendo altre vie e chiaramente, come diceva Einstein, la mente come un paracadute funziona solo se si apre. Noi cerchiamo di aprire il nostro paracadute e far funzionare la nostra mente. Grazie. Bravo.